chi in questo mondo vuoi essere liberato? Chi? Nessuno. Tutti voglio essere veramente dignitosamente a vivere in sua terra. Io vorrei essere come voi, come quello che voi fate nel mio paese, il mio terra. Andate qualche settimana, qualche mese e tornate nelle vostre case. E questo io lo voglio anche. Ma se vedi che siamo qui nella vita, perché siamo vittime della nostra terra e siamo vittime anche qui in Italia. Noi vogliamo che veramente le cose devono essere chiare. Non vogliamo più di questo, di linguaggio dalla mano e delle buche di Matteo Salvini, perché lui adesso non sono più leader di partito e sono il responsabile dell'Italia. Io vorrei che questo messaggio deve andare proprio da lui. Persone come me e portavoce dei immigrati giovani in Italia, soprattutto a Napoli, e insieme con il sindaco abbiamo fatto molte iniziative. E lui è un grande uomo e cuore veramente aperto molte volte della sua disponibilità di mantenere i migranti qui in Italia, perché lui lo sa che significa della migrazione, forse Salvino non lo sa, e lui deve sapere lasciare il nostro terra, è lasciato il nostro benzina, è lasciato il nostro petrolio, è lasciato i nostri diamanti, è lasciato il nostro oro. E noi possiamo veramente tornare nella nostra terra automaticamente a vivere lì e veniamo qui come turisti qualche mese, qualche settimana e torniamo nella nostra casa. Vogliamo che quella cosa deve essere chiara, basta questa discriminazione. Noi tutti che stiamo qua, chi ha responsabilità istituzionali, chi ha la pelle bianca, chi ce l'ha nera, siamo contro la violenza. Allora bisogna stare molto attenti, perché quando chi ricopre incarichi di responsabilità istituzionale utilizza parole di odio, si alimenta una pericolosa spirale che non si sa dove si va a finire. Questa città ha dimostrato tra mille difficoltà che siamo in tanti, in tantissimi, che vogliamo sicurezza, vogliamo diritti, vogliamo vivere bene tutti. E loro, come noi, come tutti, siamo impegnati per avere una città dove si vive meglio. Questo è il messaggio, contro ogni forma di violenza. Noi condanniamo ogni forma di violenza e soprattutto condanniamo in modo forte oggi ogni forma di razzismo, di rancore e di odio. E questo vento greve e questo vento d'odio che non ci piace, e come potete vedere loro con tutte le sofferenze hanno sempre parole di vita, e questo è il messaggio forte che la città di Napoli vuole dare tra mille difficoltà. Sindaco, guarda noi di qua, grazie. C'è un cavo a terra, ragazzi. Sindaco, un attimo. Non ho soltanto paura, però sono preoccupato di questa parte che sta succedendo. Tutte le vittime di violenza stiamo vicini.